Negli ultimi giorni qualcuno mi ha scritto nei commenti: Davide, ma nel discounted cash flow qual è il tasso di sconto che devo utilizzare? Devo utilizzare il costo del capitale, il WACC? Però se utilizzo il WACC le azioni mi vengono sottovalutate del 200-300%. In questo video cerchiamo di fare chiarezza su qual è il tasso di sconto da utilizzare nel discounted cash flow. Ciao, io sono Davide e se ti piace la finanza personale, gli investimenti e il value investing, allora iscriviti al canale attivando la campanella se non vuoi perderti due video a settimana che parlano proprio di questi argomenti. Per fare chiarezza, dobbiamo partire dal concetto di discounted cash flow. L'idea alla base del discounted cash flow è che il valore presente di un'azione, di un investimento, è pari alla somma dei flussi di cassa che riuscirà a generare nel corso del tempo. Ma siccome un dollaro oggi vale di più di un dollaro domani, questi flussi di cassa devono essere scontati a un appropriato tasso di interesse. Ad esempio, il valore di 1000 euro tra un anno, scontati ad oggi ad un tasso del 10%, è pari a 909 euro. Se invece lo scontiamo del 15 è uguale a 869 euro il valore presente. Cioè pagare oggi 869 euro per avere tra un anno 1000 euro equivale ad avere un rendimento del 15%. Quindi il tasso di sconto è essenzialmente il ritorno richiesto da un investimento. Ad esempio, immaginate che qualcuno vi proponga un investimento con la promessa che vi renderà 1000 euro all'anno a fronte di un pagamento oggi una tantum. Quanto vale questo investimento? Quanto dobbiamo sborsare oggi? La risposta è dipende. Dipende dal ritorno atteso, dal ritorno richiesto. Perché infatti se applichiamo la formula del discounted cash flow, risulta che se applichiamo un tasso di sconto del 5%, allora il valore dell'investimento è di 20.000 euro. Se invece applichiamo un tasso di sconto del 10%, vuol dire che dobbiamo pagarlo 10.000 euro oggi. Quindi vuol dire che questo investimento non ha un valore predefinito e soprattutto che non esiste un tasso di sconto corretto in assoluto, giusto o sbagliato. Dipende dal rendimento che vogliamo ottenere. Se vuoi ottenere, ti basta un 5% di rendimento, allora sei disposto a pagarlo 20.000 euro questo affare. Se invece non ti accontenti del 5%, ma vuoi il 10, allora sei disposto a pagarlo di meno, quindi a pagarlo al massimo 10.000 euro. Ma se vogliamo un ritorno del 10%, non vuol dire che dobbiamo pagarlo proprio esattamente 10.000 euro questo investimento, perché c'è il rischio che l'investimento vada peggio del previsto, che questo flusso di cassa non ci venga dato. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo mitigare il rischio attraverso il margine di sicurezza. Vado ad applicare ad esempio un margine di sicurezza del 50%, quindi invece di pagarlo 10.000 euro l'investimento lo pago 5.000. Questo dovrebbe darmi in teoria la sicurezza, diciamo tra virgolette, di avere questo 10% di rendimento. Ma allora cosa c'entra il WACC in tutto questo? Perché molti utilizzano il WACC come tasso di sconto? Allora, innanzitutto partiamo a capire cos'è il WACC. Allora, il WACC è il costo medio ponderato del capitale, quindi quanto ci costa finanziare le attività delle aziende, sia utilizzando il capitale, diciamo, interno, quindi il costo dell'equity, le azioni ordinarie e privilegiate, sia usando fonti di finanziamento esterne, come possono essere obbligazioni e prestiti bancari, ad esempio. Quindi, sia che sia capitale interno come degli azionisti, questi ovviamente vogliono essere remunerati per i soldi che vanno a mettere nelle aziende che quindi rimangono fermi. Ma anche il capitale esterno, gli obbligazionisti e le banche vogliono essere remunerate perché vogliono il loro interesse sui prestiti. Quindi il WACC va a calcolare proprio questo costo. La formula è la seguente.
dove E è il valore di mercato dell'equity, D è il valore di mercato del debito, R è il costo dell'equity, RLD è il costo del debito e T è l'aliquota fiscale. Il costo del debito è semplicemente il tasso di interesse che l'azienda paga sul debito in essere, mentre il costo dell'equity lo calcoliamo col Capital Asset Pricing Model, ossia CAPM, che è una equazione che ci mostra la relazione tra il rischio del mercato e il rendimento atteso, dove RF è il tasso risk free, quindi solitamente i bond americani a 10 anni. RP è il risk premium, ossia il rendimento che aggiungiamo per il fatto di investire i nostri soldi e rischiare di perderli o comunque tenerli fermi. E il beta che misura la volatilità del mercato. Come funziona il beta? Se il beta è uguale a 1, vuol dire che il nostro investimento, ad esempio un'azione, è volatile esattamente come il mercato. Quindi se il mercato si muove dell'1%, l'azione si muove dell'1%. Se il beta è inferiore a 1, quindi vuol dire che la nostra azione è meno volatile del mercato. Se è superiore ad 1, vuol dire che oscilla di più, è più volatile del mercato. E qua sta il vero problema, nel senso che questa teoria va ad associare la rischiosità di un investimento, di un'azione, alla sua volatilità. Quindi un'azione più è volatile sul mercato, più viene considerata rischiosa. Ma questa teoria convince poco, perché ci sono delle azioni, ad esempio, molto poco volatili, con un beta molto inferiore ad 1, dove non ci investirei un centesimo perché potrebbero fallire da un giorno all'altro, ad esempio. Mentre al contrario ci sono delle azioni che hanno un beta anche di gran lunga superiore ad 1, ma sono delle aziende con degli ottimi fondamentali, un vantaggio competitivo, quindi non vedo perché dovrebbero essere più rischiose delle altre. Il rischio alla fine sta solo nel fatto di poter perdere dei soldi durante l'investimento, comunque poter perdere il nostro potere di acquisto attraverso quell'investimento. E questo non lo dico io, ma lo dice Warren Buffett. Quindi quello che non convince di questa formula del WACC è che il valore presente dei flussi di cassa futuri che l'azienda genererà dovrebbe dipendere dalla volatilità dell'azione sul mercato. Per non parlare del fatto che questo valore potrebbe variare anche in brevissimo tempo, magari da una settimana all'altra, perché cosa succede se ad esempio la Fed decide di si sveglia una mattina e decide di aumentare improvvisamente il tasso di interesse o di diminuirlo improvvisamente il tasso di interesse e chiaramente quello che magari attraverso il nostro calcolo fino al giorno prima era economico diventa costoso. Poi come si fanno a valutare quelle aziende che hanno un WACC così basso? Ad esempio, prendete Hormel Foods che ha un WACC bassissimo dell'1,33%. Se applico il WACC in questo caso come tasso di sconto, mi viene che l'azienda è sottovalutata del 200-300%. E poi come faccio a comparare diversi investimenti, l'investimento in diverse azioni che hanno un WACC molto diverso tra di loro? Ad esempio, Hormel Foods ha un WACC dell'1,33%, Etsy ha un WACC del 13% e Wayfair ha un WACC del 20%. Quindi ragazzi, quello che faccio io è semplicemente inserire come tasso di sconto il rendimento che voglio da questo investimento. Se voglio il 10% inserisco il 10%, se voglio il 15% inserisco il 15%. Ovviamente bisogna inserire un rendimento realistico, appropriato, perché se ad esempio l'indice di riferimento, che potrebbe essere l'S&P 500, ha fatto nel lungo termine un rendimento medio annuo del 10%, non inserirò come tasso di sconto 4-5%, anche perché in questo caso magari mi conviene investire in alcune tipologie di obbligazioni, ad esempio, e nemmeno utilizzerò il 30%. Inoltre, se come tasso di sconto decidete di prendere un 7-8%, considerate anche che l'S&P 500, come abbiamo detto prima, ha fatto mediamente nel lungo termine un 10% anno, quindi magari invece di investire in una singola azione e quindi prendersi il rischio specifico, andare a investire in un ETF dove andiamo ad annullare questo rischio e magari otteniamo anche un rendimento migliore.
Ragazzi, fatemi sapere voi cosa decidete di applicare come tasso di sconto, come vi regolate. Scrivetemelo nei commenti. E se vi è piaciuto questo video potete mettere un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Fatemelo sapere nei commenti se lo fate, perché ci tengo veramente a ringraziarvi a uno ad uno. E ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.